Salve ragazzi, oggi parleremo dei nomi delle stagioni e a seguire dei numeri. In sardo i nomi delle stagioni sono verano, primavera, dal latino ver, che significa tempo. Il bel tempo, appunto, della primavera. Istiu. Estate. Dal latino estas. Del tempo che brucia, del tempo caldo. Attunzu. Autunno, dal latino autunnus, che deriva dal verbo augere, dal verbo latino augere, che significa aumentare, crescere, in relazione al fatto che nell'autunno, l'autunno era una stagione ricca di frutti che davano sostanze ai contadini, a coloro che li coltivavano. L'ultimo, ierru, inverno, dal latino hibernum, tempo appunto del freddo. In questo caso, come potete vedere, si scrivono e si leggono allo stesso modo, in quanto tutti terminano per vocale. Quindi diremo anche, oltre a scrivere, diremo verano, istiu, attunzu, ierru. Anche qui vediamo alcuni modi di dire, alcuni proverbi in sardo. Bella che fiore in verano, bella come fiore in primavera. Quale miglior complimento si può utilizzare quando fate un complimento a una vostra amichetta? Bella che fiore in verano, bella come un fiore in primavera. Ancora, in verano donzi spiga si va gerrano, in primavera ogni spiga si fa grano. Segare su verano in pedes, tagliare i sogni, le speranze sul più bello. Quindi si paragona su verano, cioè la primavera, a quanto di più bello possa avere una persona. E quindi segare su verano in pedes a una persona significa tagliarle nel più bello i sogni e le speranze. Un altro modo di dire che è di insegnamento da parte dei vecchi nei confronti dei giovani, e si diceva sovente: in ue al fattus istiu come vages il gerru, cioè dove hai trascorso l'estate, adesso caro mio trascorri l'inverno. Come a dire, dove ti sei trovato bene prima, adesso vedi nell'allegria, e adesso vedi di trovarsi, pur nelle condizioni avverse, di trovarti comunque lì, ugualmente lì. Un altro modo di dire, rue rue che fozzas in autunzu, e cioè sul punto di cadere come le foglie, appunto, in autunno. Rue, rue, che fozzas foglie in autunzu, durante l'autunno. Così pure, in autunzu d'ogni muscto si vaghe bino, in autunno ogni mosto si fa vino. Quante volte invece non avrete sentito lamentarsi magari un nonno, la nonna o un parente: mamma mia, è te notte longa. Infatti il proverbio dice: notte longas,
che ierro che nava, notte lunga come l'inverno senza acqua. Non c'era niente di più lungo, che ti faceva rimanere in ansia, che faceva rimanere in ansia i nostri contadini, quanto un inverno, soprattutto i mesi di novembre, dicembre, che non piovesse, perché non portava acqua nei campi, e quindi questo diventava un aspettare che rendeva più lungo, appunto, come le notti, quando si ha ansia. Vediamo adesso di parlare dei numeri. Uno e una. In sardo questo numero si deve declinare nel genere, quindi si può dire un omine, un uomo, o una femmina, quindi uno e una. Così pure il numero due, che si scrive duos o anche duas. Duos homines o duas feminas. Ma quando lo parliamo, come avete visto, siccome termina per consonante, aggiungiamo la famosa paragogica, cioè una vocale uguale a quella che precede la consonante. Duos, duoso nel caso del maschile, duas, diremo duas nel caso del femminile. Il numero 3, trese, anche qui diciamo tres, ma scriveremo trese, aggiungendo appunto la vocale paragogica, in quanto termina per consonante, vocale simile a quella che precede la consonante stessa. Andando avanti, 4, battolo in sardo, 5, chimbe, dal latino cinque. Come vedete, molte delle nostre parole derivano dal latino, no? 6, sese, anche qui scriveremo ses, ma diremo sese, aggiungendo la paragogica, cioè la vocale, ripeto ancora, simile, in questo caso la E, e precede la consonante. 7, come in italiano, 7, dal latino septem, 8, identico all'italiano. 9 invece, il 9, dal latino novem. Deghe, per 10, dal latino decem, e poi per 11 undighi, per 12 doighi, per 13 treighi, per 14 battoldighi, 16 seighi, 17 deghesette, 18 degheotto, 19 deghenove, decem più 9. Più 9, quindi dege 9, e 20, vinti, dal latino vigenti. A seguire diremo 21, 22, 23, eccetera, eccetera. 30, diremo in sardo 30, a seguire 31, 32 e compagnia cantante. Per 40 diremo 40, dal latino quadraginta. Per 50 diremo quimbanta, dal latino quinquaginta. Per 60 identico, 60 anche in sardo. Per 70 idem, anche in sardo 70. Così pure per 80, dove in sardo diremo appunto 80, dal latino ottaginta. Per 90, 90. Per 100, centum. Attenzione, dopo il 100 diremo kentue uno, kentue duoso,
Kentu e Trese e così via. Qui mi piace rammentare una sorta di filastrocca che almeno a me e mio nonno spesso mi recitava e si rifà alle dita della mano, a sol poddigel dessa mano, come diciamo in sardo. E la filastrocca è la seguente: su e uno e su volcu, su e duoso la molto, su e drese la dusciado, su e battoro si la manicado, e a su e gimbe su minoreddu, mancuno biculeddu della lassado. Ve la traduco. Il primo dito rappresenta è quello del maiale, il secondo è quello che l'ha ucciso, il terzo dito è quello che lo ha usciato, come facendo una traduzione letterale dal sardo, che significa bruciato le setole per poterlo pulire, il quarto dito è quello che se l'ha mangiato e al piccolino, il mignolino come diciamo in italiano, neanche un pezzettino gli hanno lasciato. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato. Vi saluto, arrivederci.